Botte di Ferragosto originale di successo a Lido Maiata a Real Monte, Gaetano Ravanà. In estate va sempre di moda il ritornello della canzone Stessa spiaggia, stesso mare, ed in effetti quando si cambia il vecchio con il nuovo non si sa mai cosa si trova. Seguendo tutto ciò, per la notte più attesa dell'estate, visto che si vietano ormai i falò in spiaggia, a Lido Maiata, a Real Monte, non un nome qualunque, ma quello di un principe arabo che si innamorò subito della regina, scala dei turchi e non solo, per il secondo anno consecutivo si è pensato di allestire una notte in stile arabo-sicula, non solo nell'arte culinaria, ma anche nei momenti di svago per grandi e piccini. Risultato un vero e proprio trionfo di sapori, saperi, colori e musica. Vedere le immense tavolate a ripa di mare, come ripeteva spesso Mira Camilleri, non uno qualunque quindi, è stata una gioia per gli occhi e per il cuore. Le luci soffuse, il fruscio del mare con la complicità del cielo stellato hanno reso la notte dei commensali magica, anche per la qualità del cibo. Alle volte basta poco per rendere felici le persone e al Maiata, la famiglia Cinque Mani, sa rendere tutto molto, molto semplice. Ed anche il sindaco di Real Monte, Sabrina Lattuca, si è voluta complimentare con la famiglia Cinque Mani. Il Maiata da anni è punto di riferimento di tanti visitatori e famiglie che amano trascorrere le giornate nei pressi della nostra splendida Scala dei Turchi. La notte sicula araba è stata uno spettacolare biglietto da visita di Real Monte anche in previsione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. La dimostrazione che le idee degli imprenditori con la collaborazione delle istituzioni porta sempre a grandi traguardi.